Salve amici, mi chiamo Judith e sono un alcolista. Salve Judith. Non bevo più un goccio da 9 anni ormai, ma mi piaceva darci dentro e mi divertivo anche. Mi piaceva bere, mi piaceva quel senso di euforia, mi piaceva ridere e divertirmi. E di solito infatti me la godevo. Naturalmente c'erano anche dei momenti brutti, ma non brutti per me. Brutti per mio marito, forse, per i miei figli, i miei amici, i miei colleghi. Ma per me no, non lo erano. O perlomeno non abbastanza. E poi, improvvisamente, 11 anni fa sono diventati brutti. Una notte mi sono addormentata mentre ero al volante. Sono stata fortunata. A me non è successo niente. Ma ho ucciso mio marito e i miei 3 bambini. Naturalmente non ho smesso di bere. Eh no, avevo un'ottima scusa per bere ancora di più. E l'ho fatto. Però non era più come una volta. Non importava quanto bevessi. Alla fine, anch'io ho toccato il fondo. E sono approdata qui, a questa associazione. Una comunità di recupero, una comunità di speranza. E ho trovato il recupero, ho trovato la speranza. E se ci sono riuscita io, possono riuscirci tutti. Sandquist. Sandquist. Che posso fare per lei? Niente. Niente, Ayers. Lei ha già fatto abbastanza. Grazie. Ti prego, non farlo, per l'amor di Dio. Lui vuole aiutarti, Christine. Sono certo che è in grado di farlo. E tu devi dargli questa possibilità. Mi dispiace, ma non ho altra scelta. Vostro onore, se mi è concesso, vorrei chiamare a deporre il piccolo Zach Biondi. Torno subito.